Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi sono da solo perché Marco aveva degli impegni, quindi vediamo un attimino di portarci avanti per quanto riguarda il Panama Line. Stamattina abbiamo fatto delle prove per vedere di collegarlo al Google Home. Con mia grossa sorpresa, mentre scorrevo nella home page del Google Home, ho trovato due dispositivi che erano presenti ma non erano stati collegati. Mi veniva fatto presente che non erano stati collegati all'account ed erano lì. Quindi io ho provato a cliccarci sopra, come vedrete poi nel video, e me li ha accoppiati. Quindi ho provato a dare i comandi e guardate il video, così poi dopo lo scoprite. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Ma già che ci siete, se volete potete andare a vedere anche la nostra pagina su Instagram, è sempre Tutto Tech. Ma prima di tutto questo, io stavolta lancio la nostra sigla! Entriamo nell'app Google Home. Scorrendo in basso mi dice che ci sono collegati due dispositivi ma che non sono associati. Proviamo a cliccarci sopra, vediamo cosa succede. Partiamo col TV, facciamo aggiungi a una stanza, salotto, avanti. Il dispositivo è stato aggiunto alla tua stanza. Quindi teoricamente, in maniera molto semplice, se per caso voi avete già fatto la configurazione di un prodotto IR Smart, quando lo avete fatto con l'altro dispositivo, venite su Google Home e vi trovate questi suggerimenti. Facciamo la stessa cosa con Sky e teoricamente, adesso faremo la prova, dando il comando dal Google Home potremo comandare il televisore. I dispositivi sono stati inseriti nella stanza salotto e adesso andiamo a vedere come si comporta. Ok Google, accendi TV. Va bene. Il televisore è stato acceso. Adesso proviamo ad accendere l'altro dispositivo, quindi Sky. Do il comando direttamente dal cellulare perché il mio Google Home si trova in camera da letto e io sono in sala. Ok Google, accendi Sky. Ok. E ha acceso Sky. Quindi diciamo che in maniera molto semplice il comando di accensione e spegnimento viene dato. Adesso faremo la prova con dei comandi tra virgolette un po' più complessi. Ok Google. Ciao Miki, come posso aiutarti? Alza volume su Sky. Ok. Ok Google, Sky canale avanti. Ecco cosa ho trovato. Ok Google, canale avanti Sky. Ecco, ho trovato questo risultato. Ok Google, Sky canale 301. Ecco le informazioni in Wikipedia. Ok Google, Sky canale 301. Ecco le informazioni in Wikipedia. Ok Google, Sky canale 302. Ehi là, come posso aiutarti? Sky canale 302. Ecco cosa ho trovato sul web. Ok Google, prossimo canale. Ecco cosa ho trovato sul web. Allora, io ho fatto delle prove con Alexa e poi le ho fatte con il nostro dispositivo Google Home. Solo che con Alexa riesco a dare i comandi più completi. Adesso penso che questo sia da imputare al fatto che magari bisogna andare a impostare qualcosa in più. Niente, come potete vedere il volume siamo riusciti a cambiarlo, a aumentarlo e diminuirlo, ma per quanto concerne il cambio avanti e indietro del canale tramite Sky, purtroppo questo non so che cosa succede, ma non gli piace. Sì, probabilmente è il mio che ha un po' di questi capricetti. Se voi riuscite serenamente anche su Sky Q a poter fare queste operazioni, scrivete pure qui sotto nei commenti. Mi rendo conto che probabilmente il Panama Line andrebbe reinstallato nuovamente come abbiamo fatto su Alexa, ma per il momento abbiamo fatto questa prova.
Sì, diciamo abbastanza soddisfacente. Nel prossimo video comunque avremo un nuovo prodotto IR che testeremo e installeremo con il Google Home Mini. Quindi per adesso avete questa dimostrazione su come poterlo connettere. Nel prossimo video troverete proprio da zero tutta la configurazione. Nel video che avete appena visto, ve l'ho ripetuto più volte, se qualcuno di voi, molto più esperto sicuramente di me, con Google Home, sa come poter cambiare i canali da questo dispositivo Google Home, il comando magari che do io è errato o devo fare qualche operazione in più. Per adesso io stavo smanettando ma non ho trovato nulla. Tranquillamente fateci sapere se ci sono dei passaggi che vanno ampliati o che comunque c'è un comando particolare per poter far funzionare il dispositivo Panamalar tramite Google sul Sky Q. Nel frattempo vi ricordiamo che qui sotto ci sono dei link in questo video e in tutti i nostri video, quindi ogni prodotto che noi abbiamo presentato sotto troverete il link con il prodotto in vendita su Amazon. Quindi dategli un'occhiata, se per caso vi interessa qualcosa potete cliccarci sopra e vi rimanda direttamente all'acquisto. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!